Eccoci qua, un nuovo video, un unboxing come si suol dire. Arrivato fresco fresco, un grosso e lungo pacco. Di cosa sarà mai? Il nostro coltellino proviamo ad aprire. Non è niente di che, non è arma da fuoco, è un oggetto decorativo. Ecco che affetto il libro sotto, togliamolo. Ecco, il libro sotto si apre. Abbiamo qui un manico che non è un piccone, non è un piccone. Piano per non sporcare tutto. Ecco qua. Raccogliamo immediatamente questi oggetti spugnosi di polistirolo, che altrimenti farebbero un caos tremendo. Togliamo il nastro. Un attimo, ce ne vuole. Abbiamo liberato la prima parte, il manico, attrezzo tipico ben levigato, penso faglio. Qui le solite plastiche che infestano dappertutto. Ecco, via le plastiche. Togliamo la plastica. Abbiamo qui ancora plastica su plastica. Ecco, via. E ecco il ferro del nostro oggetto, che è una riproduzione a scopo meramente decorativo di un martello medievale. Ecco, qui abbiamo, giustamente, essendo americano, da cold steel, tappi di protezione. Legalmente è un martello con una piccozza, così viene venduto, perché questo è in effetti un oggetto decorativo. Foglio di istruzioni, come tu li trovi tanti sui negozi verso Gubbio, Città di Castello, di questi oggettini. Sarà un problema montarlo, perché adesso al momento non ho per praticare fuori, mi richiedono. Ci sono dei set con delle viti, piccole viti con cui fissare le aste laterali. Non so come si chiamano, ma comunque, ecco, questo qui. Dunque, questa è l'impugnatura, questa. Così, sì, dovrebbe essere più o meno così. E ecco qua quello che dovrebbe essere la forma finale della nostra riproduzione. Però qui ovviamente ha dei gusci, questi si dovrebbero togliere, scusate, e si mettono qua. A scopo puramente decorativo, si imbullonano qui queste due flange metalliche, per poi installare. Ovviamente dopodiché va a pressione, perché una volta inserita, credo che prima bisogni infilare la testa. Adesso vedrò le istruzioni, non so se, ecco, ha il verso, la testa ha il verso, ecco perché non entrava.
si mettono le flange così e si fa scorrere, credo che scorra molto duramente, no, a mano adesso non si può fare, occorrerà spingerlo con arnesi, batterlo come si usava una volta, rincassare ecco qua come dovrebbe essere alla fine del montaggio. Qui c'è il foro per una vite, per un perno passante da inserire, eccolo, credo che sia questo, è un grano che bloccherà il ferro sul legno. E ecco come verrebbe fuori questa riproduzione della cold steel una volta montata.